When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The light's so much brighter than you can forget all your troubles. Forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're... Mi sono scottata la mano. E ho bruciato i naffi. Non ho ancora riparato l'impianto idraulico. Però sono a buon punto. Non è neanche letteratura, è robaccia. Perché non è letteratura? Spiegamelo, Adam. Non c'è metafora, sono solo banali mistificazioni religiose. Nessuna è metafora. Fantascienza. Ecco perché Ben non è qui. Come hai detto? So che spetta l'anfitrione scegliere il libro, Juliet, ma Ben non leggerebbe questa roba neanche in bagno. Beh, Adam... Sono io che vi ospito, quindi tocca a me scegliere il libro e questo è il mio libro preferito. Perciò io provo una grande soddisfazione all'idea che tu lo trovi stomachevole. Che sciocca sono stata ad abbassarmi a scegliere un libro che non piacerebbe a Ben. E io che pensavo che il libero arbitrio esistesse ancora in questo... Oh. Nell'ingresso, tutti nell'ingresso! Dove è caduta la coda? Sì, sembra in mare. Corri, raggiungerei la costa in un'ora. Ethan, tu va alla fusoliera, ci potrebbero essere dei superstiti. Voi sarete due di loro, passeggeri, sotto shock. Se fanno domande, inventate storie plausibili. Altrimenti tacete, ascoltate, assimilate. Non fatevi coinvolgere, voglio delle liste entro 3 giorni. Andate. Sono fuori dal club del libro?